ripeterà le stesse cose di ieri. Qui l'ultimo tocco era di Cervi, il primo canestro intanto della partita è naturalmente di Mirotić, giocatore nato in Montenegro a Podgorica, ma poi naturalizzato spagnolo dopo che è stato scoperto dagli osservatori del Real Madrid. Ancora Gentile, illumina De Nicolao, la sponda per Melli, in fade away, il bel canestro del giocatore di proprietà di Milano. Molto ben fatto da Nicolò. E qui in questo torneo c'è Spagna favoriti con le storie lì. Fallo credo fischiato in attacco a Gentile che ha colpito Sastre. Vediamo la decisione da parte degli arbitri. Lui dovrebbe mettersi dritto perché adesso sangue sta uscendo un fiume. Forse la frattura di naso, perché lui veramente sta sangue. Ecco, la lì. Gomitata assolutamente involontaria da parte di Gentile che cercava di liberarsi, però ha colpito il naso. Direi di Sastre, sì. Sta uscendo sangue copioso dal naso della seconda firma dell'attacco spagnolo. Guardate quanto sangue, scena abbastanza cruenta. Il giocatore del Siviglia costretto ovviamente ad abbandonare il campo. Speriamo di poterlo rivedere perché sarebbe una perdita gravissima. 16,3 punti di media per lui. Non auguriamo questo a nessun giocatore, a nessuna squadra. Ma noi lo metteranno a posto anche forse con i tamponi. Se non c'è una frattura, vediamo se c'era un fin difficile. Oggi deve fare uguale. Prova ad andare Tomas fino in fondo, poi la Spagna si appoggia ovviamente a Mirotić. Altro tiro, altro regalo. Per ora l'Italia non ha trovato soluzione. Si corregge nei prossimi tiri. Vitali mette il pallone per terra contro Franci, gli tira in faccia la tripla di Michele Vitali. Wow, molto convinto e si vede che lui ha avuto un buono shock psicologico. De Nicolao contro Pozzas, la sfida tra i due folletti delle due squadre. Melli dietro la schiena, grandissima giocata. Showtime, Nicolò Melli. Yeah, questa volta Nicolò non ha cercato la soluzione, ma ora palla rubata. Grande scippo di De Nicolao, lo specialista in materia. Sbaglia il primo tiro, non il secondo. Che giocata per il padovano. Wow, due bellissime azioni in fila per l'Italia. Vuole distribuire il pallone, l'Italia sceglie di raddoppiare e recupera il pallone con Gentile che va in campo aperto a schiacciare a due mani. Guaglia, loro stanno raddoppiando Mirotić e Mirotić sta forzando i passaggi, più 5 Italia, time out. Uno dei tre giocatori spagnoli che ha un fratello che gioca a basket. Francia sfida dal palleggio De Nicolao, a centimetri da sfruttare, praticamente gli può tirare in testa ogni volta. Yeah. E chiede anche il fallo e forse un pochettino ragione c'è. Comunque 13-12, 4-0 per la Spagna. Italia non ha sfruttato in pieno le occasioni che avevano. Buona uscita dal time out da parte della Spagna. Moraschini, uno dei grandi protagonisti della semifinale, adesso in campo per Vitali, la tripla lunghissima di Michele. E qui l'Italia, il recupero della palla da parte di Polonara con una magia e poi la schiacciata a due mani di Moraschini. Bellissimo da difesa l'Italia, anche in questo caso tutto campo c'è. Poi fatto molto bene, l'Italia sta difendendo benissimo. Sono due squadre che mettono tantissima pressione sulla palla. Mirotić da tre punti, la palla danza sul ferro ed esce, la lotta a rimbalzo premia un po' con casualità Barrera che si sblocca, prende il canestro e anche il fallo. Yeah, questo si può dire fortuna, ma non è fortuna, lui era presente, attivo e la palla è cascata le mani, lui era lì per approfittare. Canestro più fallo, un tiro libero. 8 punti nel frattempo, doppio pick and roll a sua disposizione. Iovette rimane fuori per ricevere, offrire un altro blocco a France. Poi Barrera con la mano sinistra, cambia mano e chiude con la destra. Gran canestro, sorpasso Spagna, diciamo, secondo me può ridere all'Italia se dovesse protrarsi per 40 minuti. Moraschini salta dal palleggio Barrera e rifinisce con la mano sinistra. Well, Moraschini poteva forse passare la palla a destra, però lui è un attaccante nato, ha visto il buco e ha detto ci penso io e l'ha fatto. E il talento per fare queste giocate ce l'ha tutta la vita. La conclusione dall'altra parte da tre punti, trova un gioiello anche Francia. Sono i primi tre punti dall'arco per il giocatore di Badalona. Vita aspetta l'uscita dai blocchi sul lato sinistro di Moraschini che vuole giocare con Polonara. Polonara molto bene al centro per Baldi Rossi che ci fa vedere di essere un lungo con estrema mobilità. Bellissimo, due azioni di Baldi Rossi proprio da applausi. Davvero stupendo questo impatto di Baldi Rossi. Dall'altra parte Barrera, l'abbiamo chiamato lo specialista delle triple, spara ancora Barrera, trova il bersaglio nel torneo e lasciare le altre giocare per lui.
Simeon, il playmaker del Valencia, illumina l'uscita di Barrera dopo il palleggio, il taglio di Mirotic, ineluttabile, il giocatore nato in Montenegro. Assolutamente, fatto molto bene, e forse c'è un time out per Bologna. Ancora il palleggio di Simeone, la sfida tra i numeri 4, Mirotic tira in faccia Baldirossi e trova solo la retina. Yeah, questo è talento puro, hanno fatto una buona difesa, Baldirossi ha fatto ciò che poteva fare per un numero di falli molto alto e grigio sotto canestro. Ui, cortissimo! È il secondo fallo dell'Italia e Sacripanti non voleva i liberi di Hill, anche se è un affare, perché comunque Hill, come avete visto, non è un grandissimo tiratore di tiri liberi. Mette il secondo anche con un pizzico di fortuna. Yeah. La palla si arrampica sul secondo filo, fra l'altro. Quarto punto della partita di Gentile, che prova ad andare in contropiede, poi Francia recupera il pallone, illumina ancora una volta la tripla di Tomas che sbaglia, ma poi Hill ci fa vedere quanto sia in grado di fare la voce grossa sotto canestro. Esatto, e tutto nasce dal fatto che Gentile, che recuperare la palla con due mani, ha cercato di palleggiare, mini errore di Gentile, bravissimo l'intervento. Oh mamma mia, brutta palla persa da parte dell'Italia, il contropiede griffato da Mirotic, c'è Spagna sul più 3. Più 3, e questo non è un buon segno perché l'Italia è di parabola in più. Il blocco di Mirotic che si apre per il pick and pop, tira da tre punti Mirotic, lui la parabola la fa sempre perfetta. Esatto, lui alza la palla. Ufficializza la fuga della Spagna, più 6, 35-29, time out obbligato. Traini che chiama lo schema numero 5, doppio pick and roll a disposizione del giocatore di Pesaro che poi innesca Baldirossi, altra tripla di Baldirossi, ancora una volta si muove solo la retina. Qua qui da meno 6 a meno 3 dimezzato la differenza del punteggio, è un canestro di un'importanza incredibile, capitan. Hodar, il giocatore della cantera del Real Madrid, fa il suo esordio nella partita e scopla che ha spento l'entusiasmo ritrovato degli azzurri. Franci sullo show aggressivo di Polonara ha lasciato troppo spazio a Mirotic, servito benissimo sotto da Tomas, il canestro di Mirotic, ma andrebbe attribuito proprio a Tomas. Sì, e adesso la Spagna va via veramente. L'inerzia della partita a favore della Spagna, l'uscita dai blocchi di Gentile, piedi a posto, da lì è una sentenza. Abbiamo detto, lui e l'Italia, è buona idea, Sacripanti è già riscaldato, ma è un altro fallo di Melli non fischiato, che resta da tre. Ricordiamo che Melli nell'altra partita con la Spagna aveva fatto... Sì, e questo sono regali che l'Italia non può fare. Mirotic in prossimità del mezzo angolo trova un altro bersaglio, una mini forzatura da parte di Gentile. Yeah, che però aveva iniziato bene dal punto di vista della mentalità questo secondo tempo. Altra tripla e altro regalo concesso alla Spagna in quella situazione. Yeah, non può sbagliare due volte di fila, questa volta è io continuo a dire bel raddoppio qui e bel recupero da parte di Moraschini. Vediamo, perché questa azione è importante per l'Italia, grande assist di Melli per Polonara, molto a dialogo i due lunghi azzurri, molto ben fatto tutto. E questa volta Moraschini ha passato la palla, anche Gentile deve fare più questo, vedrai che la palla tornerà a lui. Francia va via in virata, trova il canestro ed anche il fallo. Mm-hmm. Come dicevi tu, giocatore già molto molto pronto. Sì, 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 un sì, altro sì, di quelli che insomma è difficile arrestare a questo livello di competizione, anche un fisico che gli permette un gran... E così deve giocare l'Italia, cercare la buona salute. Oh mamma mia, la schiacciata. Wow, fino alla capolinea, da sfoggio a tutta la sua qualità Francia, e l'Italia non riesce a risolvere il rebus con del giocatore con la maglia numero 10. Assolutamente, sta giocando da Dio lui. De Nicolao ha spazio per sparare da tre punti, arriva l'inchiodata, il tap-in ad una mano del fallo Simeone, il pick and roll con Mirotic a cui l'Italia lascia un'autostrada, ma Polonara lo cancella arrivando da dietro. Altra stroppata di Polonara, 5 stoppate di lunghi azzurri, scadono i 24 secondi, la Spagna riesce a tirare, poi Simeone perde il pallone, De Nicolao in campo aperto, va su fino in fondo con il facile layup, fischia il pubblico di Bilbao perché Simeone era rimasto a terra. Oh yeah, per gli arbitri giustamente non devono fermare l'azione fino a una pausa per la palla buttata fuori, un canestro fatto, e qui qualche anima
si scalda il pubblico, l'effetto Miribilla che ha portato Bilbao in finale. Vedete, lì qui zoppica attivamente, poi l'Italia recupera la palla, va avanti e segna. Ha fatto una distorsione lì. Un po' sfortunata la Spagna, per usare un eufemismo, in questa partita. Prima fuori Sastre, adesso io Simeone. Penso che non sia grave questo, perché è non altrove. L'Italia deve sfruttare questo momento emotivo della partita in cui c'è un po' di confusione. Melli però produce la palla persa. Hodar per France, il contropiede velocissimo da parte della Spagna, che segna con Tomás. Dall'altra parte la tripla senza pensarci su Di Gentile. E attenzione, perché l'Italia deve rimanere in partita a livello mentale. La circolazione premia ancora una volta un esterno. Questa volta è Pozzas che si iscrive al Festival delle Triple. E time out, vanno sotto. Tiro libero. Baldirossi si asciuga le mani prima di consegnare il pallone a Gentile. Contro Arevalo, la parabola non è altissima, ma è efficace. Bel canestro di Gentile in un momento delicato. Ho sbagliato la matematica, prima era più 12, adesso sono più 10. Tiro da due punti di Alessandro Gentile, poi si lascia un oceano di spazio al tentativo da fuori, che insolitamente non va a bersaglio da parte di Mirotic. Ci prova anche Francia, ormai l'Italia invita palesemente la Spagna a sparare da tre punti. Il contropiede rifinito a modo suo da Moraschini, l'Italia ci crede, meno 8. Meno 8, cioè, in faccia tu contatto con l'avversario. Francia attacca dal palleggio Vitali e lo batte in prossimità del gomito. Questo veramente... Vedi il valore del palleggio? Madre, che mia madre sono nati nella stessa città, a Lincoln, Nebraska. Vitali si prende il tiro dalla media distanza dopo una discreta circolazione dell'Italia. Rimbalzo difensivo nelle mani di Mirotic. Più 11 ancora per la Spagna. Rimane un altro giocatore a terra. Sembra una maledizione per le Furie Rosse. Questa volta a rimanere per terra è Iovet. Si alza. Sì. Cambio però, cambio, chiesto da Francia. Mini distorsione al ginocchio, qualcosa sembra. Però non è grave, lui sta camminando un po' zoppicante, però quando palla arriva in buona situazione. È rientrato Traini sul parquet per l'Italia. Barrera sistema bene i piedi per il tiro da due punti. La Spagna vuole matare la partita, vola sul più qui, un po' spenta nei due quarti centrali, però qui inizia bene il quarto quarto con questo recupero di Cervi, poi vanifica tutto e lascia il contropiede del nuovo più 15 a Pozzas. Assolutamente, c'è proprio... E questo è controllata il pallone ancora nelle mani di France, lo schiacciato per Mirotic contro Cervi, con lo step back si libera per un tiro che per lui è un affare irrinunciabile. Fare una sporfia, alza la mano, va avanti. De Nicolao ancora in penetrazione, lo scarico per Polonara che trova il bersaglio. Azione lineare, semplice ma terribilmente efficace. E qui un po' di azione di squadra. E attenzione, fallo fischiato a Mirotic. Azione banalmente persa da Spagna, che Italia più 12. Melli per Polonara, che prova il tiro da tre punti, tripla mancina che non va, rimbalzo lungo ancora nelle mani di De Nicolao, che sfida Pozzas dal palleggio, sale per il blocco Melli, si prende il tiro dal palleggio De Nicolao, meno 10, ci crediamo, coach. Qui da meno 17 a meno 10 e anche poco tempo. C'è tempo da giocare ancora, palla rubata. Altra palla recuperata da Nicolao, che viene stoppato con fallo però da Pozzas. E attenzione, perché gli equilibri della partita potrebbero saltare. L'uscita da parte di Tomás che non viene illuminato. Allora il pallone sotto ancora per Mirotic, stoppatone di Polonara, il terzo della partita del giocatore di Teramo. Gentile già dall'altra parte, dialoga proprio con Polonara, rivuole il pallone Gentile, su di lui c'è il folletto Pozzas, altro fallo in attacco. Coach, lo faccio commentare a te. No, ma guarda, troppo lì si è cercato fra di loro due, vediamo qui. Sì, Gentile ha toccato leggermente quella cosa, però questa due o tre decisioni contro l'Italia, che meno 10 con due e mezzo da giocare, con un canestro da tre lì andavano meno 7, era possibile tutto, adesso non è più possibile. La virata di Francia, la correzione di Mirotic, 28 punti per il Monte. Questo è un risultato. Per la prima volta sul tetto d'Europa la Spagna dopo 8 medaglie.
inquadratura per uno sconsolato Dino Meneghin, che abbiamo visto presenziare anche la finale del terzo quarto posto. Assolutamente, e Dino però può andare veramente, e l'Italia è formidabile, Meneghin, Marzerati e compagnia. Avete visto uscire Mirotic, il coro MVP della Miribilla, della Bilbao Arena, la Spagna sul tetto d'Europa per la prima volta a livello under 20, finisce 82-70 per le Furie Rosse con 29 punti, 11 rimbalzi di uno straordinario Mirotic, dall'altra parte 15 di Moraschini, 14 di Gentile e 11 di De Nicolao, l'Italia esce a testa altissima. Sì, assolutamente, e bisogna dirlo, abbiamo detto prima, sottolineiamo adesso, un grandissimo risultato, medaglie d'argento per l'Italia. Non sono felice adesso, però quando riescono a digerire questo dopo dire ehi, nella premiazione quando vanno sulla pedana gli daranno un argento, ragazzi, e questo è grande per loro e grande ovviamente per il basket italiano. Complimenti a loro. Un po' di lacrime anche da parte di Moraschini, certo. L'Italia non è riuscita ad infrangere la legge del più forte, dobbiamo riconoscerlo, però la Spagna una squadra che ha maggiore qualità rispetto all'Italia, senza nulla togliere allo straordinario lavoro di Pino Sacripanti. Esatto, e vorrei, cioè, non per trovare la cosa da dire, però ovviamente la forma, ieri una partita, oggi una partita, avrei voluto vedere la partita giocata sia per la Spagna che per l'Italia un'altra 24 ore di passo, giocano domani. Invento di una cosa. Comunque 24 non